Il 12 ottobre 2006, dopo circa una settimana di ricovero in hospice, accudita dalle sorelle Anna e Amalia, dal marito Pietro, dalla famiglia e circondata dall'affetto delle sue amicizie più care, Marilù ha posto termine alla sua vita terrena. La dottoressa Amanda Castello scrive una lettera ai membri dell'ART per comunicare la triste notizia. Dopo la celebrazione religiosa, Marilù viene condotta nella sua piccola e amata casetta di Recesio, dove Silvia legge uno dei suoi racconti per renderle omaggio davanti al marito Pietro e ai suoi cari. Io iniziai a leggere dicendo che Marilù era una grandissima scrittrice. Poi lessi una delle tante meravigliose favole che ha scritto Marilù. In quell'istante vi era un silenzio commosso, carico di emozioni. Per Pietro la partenza di Marilù segnò l'inizio dell'esaurimento. Andavo a trovarlo, gli telefonavo ogni tanto, ma non era sufficiente. Lo so bene. Era un modo comunque per mantenere una continuità nella relazione. Perché questa relazione non poteva interrompersi con la morte di Marilù. E allora la domanda che tutti si facevano era: come fare a trovare un senso alla sua vita senza Marilù? Il primo spunto fu la pubblicazione degli scritti di Marilù. E quello che abbiamo pian pianino cominciato a chiamare il libro di Marilù. Nel fondo era quello che lei voleva, quello che aveva sempre detto, lei voleva che questo suo lavoro non andasse perduto. Nasce così l'idea del primo libro della collana, I sentieri della vita. Partiti dal testo di Marilù, Ricordati che devi vivere, era necessario integrare questo lavoro all'interno di un contesto, perché senza spiegazioni collaterali non avrebbe avuto senso e non sarebbe stato capito dal lettore che non avesse vissuto vicino a Marilù tutte queste esperienze della malattia. Il libro si evolve. Per l'equipe ART è come un bambino che si guarda crescere e svilupparsi mentre lo si nutre e coccola. Oltre alla fotografia di Marilù che troneggia sullo scaffale dello studio di Amanda in associazione e la sua presenza che fa compagnia alla truppa durante il lavoro, non passa giorno che non venga menzionata. Una telefonata da Maglia per verificare una data, un nome, un fatto, un episodio. Allora la finalità di questa opera qual è? Ed è un lato testimoniare la lotta di Marilù contro la malattia, rendere pubbliche come lei stessa desiderava le sue riflessioni perché fossero utili ad altre persone ammalate come lei, ma anche a medici. Da un altro lato, questo libro rappresenta un modo per approfondire una riflessione sul sostegno personale offerto dalla nostra associazione, l'Associazione Paolo Parra per la ricerca sulla terminalità, a Marilù nel suo accompagnamento fino al termine della sua esistenza terrena e sull'aiuto che la nostra associazione ha dato e continua a dare alla sua famiglia.
E oltre a questo intento, che già di per sé sarebbe più che sufficiente, il volume elaborato diventa anche uno strumento utile per altre famiglie che attraversano questo percorso. Dopo 2 anni di intenso e appassionato lavoro, è stato pubblicato in autoedizione nel febbraio 2009 Ricordati che devi vivere. Ricordati che devi vivere è realizzato in formato 21x21, stampato su carta patinata, composto da 286 pagine a colori e contiene 165 tra fotografie ed immagini. Un grande impegno è stato impiegato nella redazione, ricerca iconografica e coordinamento editoriale dall'equipe art guidata dalla dottoressa Amanda Castello, autrice del Fil Rouge che guida il lettore attraverso la storia. Chiara Marenghi e Lucia Tagliaferri hanno lavorato a fianco dei familiari di Marilù durante la creazione del libro, seguendo inoltre la ricerca iconografica e il coordinamento editoriale. Ma io mi ricordo che è stato proprio veramente molto, molto bello fare insieme, prepararlo insieme, insomma, alla fine poi il libro, no? Perché certo ci avete messo voi, avete lavorato voi, però l'abbiamo fatto insieme. Ecco, io sono veramente proprio molto felice che sia stato presentato il libro al convegno delle cure palliative, perché io penso che proprio lì è possibile ci siano anche medici, infermieri, persone che seguono all'hospice delle persone che come Marilù hanno avuto questa esperienza. E questo era veramente il desiderio profondo di Marilù, che queste sue cose che lei aveva scritto di sé arrivassero a chi poteva averne bisogno in quel momento. Lei, infatti, nella conclusione del suo diario dice: nel chiudere queste prime pagine di diario che intendo portare avanti nel tempo perché la mia battaglia è lontana dall'essere conclusa, mi risuona all'orecchio la frase che i monaci trappisti nei conventi di clausura si ripetevano ad ogni incontro: fratello, ricordati che devi morire. Io, al contrario, guardandomi allo specchio al mattino, ripeto a me stessa: Marilù, ricorda che devi vivere. Se queste pagine saranno lette un giorno da qualcuno, vorrei si trattasse di un ammalato per infondergli speranza, o di un medico perché si fermi sempre a riflettere prima di parlare a chi è colpito da un cancro, così da mitigare il dovere di informare con un incoraggiamento a sperare. Quanto agli altri eventuali lettori, per loro fortuna in buona salute, mi piace immaginarli mossi da un intimo desiderio di solidarietà e pronti a tendere le braccia verso chi è colpito dalla sofferenza.